Io sono un fake. Nel 2017 a casa mia non è mai arrivato un ordigno esplosivo che ha completamente distrutto tutto. Io sono un fake. La mia casa nel 2014 non è mai finita sotto i colpi dell'artiglieria ucraina. Io sono un fake. Non sono mai stato sotto i colpi del mortaio del battaglione Azov e mia mamma non è mai rimasta ferita dai frammenti di quei colpi il 13 marzo del 2022 a Mariupol. Io sono un fake. Nel 2014 mio figlio non è stato ucciso dall'esercito ucraino. Io sono un fake. La mia casa non è mai finita sotto i colpi dell'artiglieria dell'esercito ucraino. Nemmeno io sono mai finita sotto attacco dell'esercito ucraino e non ho mai visto gli orrori della guerra. Io sono un fake. Il mio amico non è mai stato ferito dall'esercito ucraino. Io sono un fake. Non sono mai rimasta ferita nel 2015 dall'artiglieria dell'esercito ucraino. Non ho mai perso le parti del mio corpo, così come non mi hanno mai fatto a pezzi l'anima. Per i bombardamenti da parte dell'Ucraina hanno perso la vita come minimo 13.000 persone, di cui più di 100 bambini. 4 milioni di persone sono diventati degli emarginati solamente per il proprio volere di vivere nella propria regione parlando la loro lingua madre, il russo. Il conflitto tra l'esercito ucraino e le forze militari, l'ENR e DNR, va avanti da 8 anni. Questa tragedia è totalmente ignorata perché per tutto il mondo l'aggressione ucraina